innanzitutto complimenti, mi fa piacere che il show non mi è nuovo. Di quello che sta facendo. Lo facciamo con chi già sta in una rete. Vorremmo cominciare questo servizio giornalistico con le congratulazioni del direttore sanitario generale dell'ASL Salerno, dottor Ferdinando Primiano, e della soddisfazione del dottore Alfonso Giordano, direttore sanitario di Nocera Inferiore. La medicina dell'agro vola alto ed utilizza tutti i mezzi per correre in aiuto degli ammalati. Questa mattina il dottore Catello Califano, primario del reparto di onco-ematologia di Pagani, ed il dottore D'Andrea con il dottore Marinelli hanno esposto e presentato un metodo innovativo legato alla comunicazione, che sarà il cordone ombelicale che legherà i due centri ospedalieri di Pagani e Nocera. Molto interessante e importante, perché proprio con questa telecardiologia noi riusciamo a ottimizzare tempi e risorse, perché l'elettrocardiogramma viene trasmesso direttamente dal reparto di oncologia alla terapia intensiva dell'ospedale di Nocera, e questo è importante perché noi appunto come ospedale siamo attivi nella rete dell'infarto e viaggiamo su 1400 coronografie l'anno con soli tre operatori, e comunque chiariamolo, però riusciamo a garantire quell'urgenza, e quindi in questo caso, avendo il tracciato in diretta rapidamente, possiamo eventualmente intervenire in tempi utili. Si è parlato di una possibilità che due ospedali distanti 3 km possono avere la contemporaneità della collaborazione attraverso una via informatica, che è la telecardiologia. Quindi una registrazione, una rilevazione elettrocardiografica fatta al letto del paziente nel reparto di ematoncologia, quindi a Pagani, è immediatamente rilevata, registrata e visionata all'UTIC dell'ospedale Umberto I di Nocera, distante 3 km. Quindi la tecnologia che annulla le distanze e dà sicurezza al paziente, perché permette immediatamente di avere un cardiologo a disposizione, nonostante le distanze, per i consigli e supporto di quello che sta succedendo in un altro reparto. Siamo quindi all'avanguardia? Ritengo di sì. Siamo nell'epoca della telemedicina e noi stiamo migliorando e stiamo facendo progredire in questo senso progettualità per questo ospedale. Parliamo quindi di telemedicina. Una conferenza che ha reso soddisfatti tutti. È un'esperienza che potremo estendere anche agli altri reparti, e credo che lo faremo anche in tempi piuttosto veloci, per cui miglioreremo certamente la sicurezza dei pazienti che vengono ricoverati in questo ospedale. Non solo cerchiamo di essere molto molto vicini, immediatamente capire la malattia, capirla in maniera precocissima, quindi prevenzione, ma stiamo evolvendo, come abbiamo detto, stiamo evolvendo verso una sinergia territoriale istituzionale fra più componenti, anche sociali. Questo significa promuovere, significa veramente dare vita alla riforma che ha voluto che tutto si facesse non solo come prevenzione per evitare la malattia, ma ove mai questa dovesse intervenire, trovare le migliori condizioni sinergiche per portarla un'altra volta il cittadino allo stato di salute. È particolarmente soddisfatto e quasi felice l'avvocato Francesco Romano, della locanda al Maier, che tanto ha fatto e tantissimo ancora vuole fare in termini di solidarietà per l'ospedale Andrea Tortora e di reparti di onco-ematologia collegati stavolta anche al reparto di cardiologia. Ma non mica bisogna fermarsi qui? Assolutamente no, siamo iperattivi. Certo. Siamo iperattivi perché abbiamo il prossimo evento, lo abbiamo in programma il 30 novembre a Salerno. Abbiamo organizzato un'asta di beneficenza, un nutrito numero di opere d'arte saranno messe a disposizione da parte di una famiglia che è stata purtroppo, diciamo, qui ospite della Tortora di Pagani.
e la famiglia di questa persona ci ha messo a disposizione questo nutrito numero di opere che noi metteremo all'asta. Avremo un battitore d'eccezione che è il Francesco Barbato della Galleria d'Arte Barbato, insomma sarà una bella serata sempre all'insegna della solidarietà. Poi ovviamente avremo le manifestazioni di avvicinamento a Natale, quindi certo, avremo le classiche tombolate, quindi, insomma, non ci fermiamo affatto.